Sindaco di Venafro, Sorbo, sicuramente anche lei ha un ruolo importante nel Venafro, ha un ruolo importante nell'area di crisi e soprattutto una difesa del territorio. Beh, è uno strumento importante, noi ci abbiamo creduto e voglio ricordare che siamo stati il primo comune che ha deliberato in consiglio comunale per la richiesta al governo di uno strumento per rilanciare questo territorio, quindi da lì è partito poi formalmente, almeno dal basso, tutto il percorso. L'abbiamo seguito a Roma, abbiamo ottenuto questo risultato, adesso dobbiamo fare in modo di portare il risultato definitivo a casa, cioè quello di vedere aprire delle fabbriche, vedere i lavoratori ricollocati. Siamo al tavolo tecnico, quindi siamo in prima linea come ente nella discussione che c'è in corso, siamo fiduciosi, speriamo insomma di vedere concretizzato quel progetto che abbiamo avviato 2 anni fa. Beh, i sindaci chiaramente saranno soprattutto per sapere e capire a che punto è questo processo. Sappiamo che ci sono state molte manifestazioni di interesse, adesso la partita è diventata soprattutto tecnica, tant'è vero che sarà ospite il numero uno di Invitalia. La parte politica è stata ormai già fatta, quindi si è partita dagli enti locali, la regione, il governo ha recepito le istanze del Molise. Oggi c'è questa partita tecnica con gli organi che debbono valutare le manifestazioni di interesse e poi aprire un tavolo con lo Stato centrale per capire quante risorse sono disponibili. Siamo a questa fase e speriamo, insomma, che in breve si possa chiudere il percorso. Infatti un parterre importante, De Vincenti, Arcuri, Boccia e soprattutto la presenza delle istituzioni di Confindustria, con una forza e delle sinergie insieme si può lavorare per il territorio. La vicenda del contratto dell'area di crisi è la dimostrazione di questo, l'ho detto già in altre occasioni. Quando le forze sociali, perché non vogliamo dimenticare anche i sindacati che hanno avuto un ruolo importante, Assindustria, Lanci, l'ANCI, i comuni, la regione, il governo centrale si i mettono presidenti insieme. delle regioni, i Sì, presidenti delle le province. province si mettono insieme, il risultato arriva. Ecco, questo è un modello da seguire anche per altre questioni, senza guardare a questioni campanilistiche o di partito o ideologiche.